lo conoscete, in Adesso del 15 marzo del 55, le famose nostre ostinazioni. Ecco, ve le leggo brevemente, capite l'ostinazione della pace, capite chi era Don Primo, capite perché ha dato fastidio, perché dà e darà fastidio sempre, perché qui c'è il marchio del profeta. La prima ostinazione, imprudenza, nostra vocazione. Dice Don Primo, se la prudenza e la paura inconfessate della grana e dei rischi, adesso il giornale, dice, promette di peccare di imprudenza almeno due volte al mese. E invita i cristiani ogni medicinale. Perché non medicinale, no? Se la prudenza consiste, come dicono i ben pensanti e i ben sistemati, nell'inchinarsi alle opinioni ufficiali o di moda, saremo imprudenti anche il giorno dei nostri funerali. Sono primo. C'è la teorizzazione della guerra giusta, almeno quella difensiva. Ebbene, Primo Mazzolari analizza il fatto che in realtà la guerra non è che l'ultimo elemento in cui una società si struttura e si prepara alla guerra, perché militarizza la sicurezza, perché in qualche modo costruisce un'economia di guerra e non un'economia di pace, perché usa e produce armi e vende armi e pensa che l'unico modo per difendersi sia quella della violenza armata, che poi voi sapete che nella grande tradizione laica e atea, no, della costruzione dello Stato moderno, a un certo punto lo Stato moderno nasce rivendicando a sé l'uso legittimo della violenza e sottraendola ai sudditi. Questa è la grande, no, lezione da Hobbes in poi. Ecco bene, sia questa tradizione laica della grande cultura filosofica, politica, no, dell'Occidente, gli ultimi 400 anni, sia la teorizzazione della... Bene, Primo Mazzolari è il primo che in modo sistematico delegittima anche la giustificazione teologica che Dio in qualche modo può accettare e giustificare uno contro l'altro. È chiaro che è una profezia che anche oggi, la maggioranza, se non tutti gli stati, fanno fatica in qualche modo a perseguire, e anche oggi sono minoranze quelle che dentro i vari stati, anche quelli democratici, arrivano fino al punto di dire no, neanche la guerra difensiva. Ma allora cosa bisogna fare? Bisogna costruire la pace a cominciare dalla non violenza nelle scuole, tra bambini e bambine, costruire un'economia di giustizia, costruire, come ieri diceva Bonanate, una democrazia che parta dal presupposto che tu devi assolutamente, come diceva Don Antonio in quelle ostinazioni che diceva Mazzolari, tu, anche se l'altro lo consideri un avversario, tu devi rispettarlo, entrare in dialogo con lui, e solo così, nel rispetto del pluralismo, si costruisce una soluzione politica condivisa della democrazia e della pace, e non invece il ricorso all'uso delle armi, perché comunque io penso di poterti in qualche modo neutralizzare o sopraffare. Anche oggi, quindi, questa visione è una visione che ci mette in discussione tutti, anche nell'attualità di oggi, nell'Italia di oggi, e noi credo che oggi, come facciamo da diversi anni, il 13 gennaio rendiamo omaggio a questa visione profetica di Mazzolari, sapendo che comunque non sempre siamo all'altezza noi stessi, senza poi additare ad altri che magari si comportano, nemmeno si interessano di queste cose, ma anche noi dobbiamo metterci in discussione. Colpo di piangere. Ecco, questo è il segno, e poi penso che non lo so se è proprio solo questo caso, ma alla fine dei conti tutta la mia vita poi è stata molto legata a due o tre, e uno di questi era lui. Al punto perché quando ho fatto la mia esperienza folle di Brasile, 20 anni, il punto di riferimento per stare in piedi e soprattutto per essere difeso dal certo modo di chiesa, e anche soprattutto i signori padroni del tempo del Brasile mi facevano ricordare fortemente i
fascismo, visto che anche mio padre era stato in prigione per questo motivo, di essere diverso e pensavo diverso. Ecco, e allora penso che questi sentimenti molto molto personali possono essere importanti anche noi, perché io sto vivendo, e lo vivete anche voi, un'impressione di follie, di assurdi dal punto di vista economico, politico, religioso. Forse c'è soltanto qualcuno, Francesco, che speriamo che possa andare avanti.